grande successo per la festa del Porto 2023. Una lunga giornata iniziata la mattina con la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Sandro Salvucci nella chiesa parrocchiale. Alle ore 10 nel piazzale antistante la capitaneria di Porto, cittadini e turisti hanno potuto ammirare il moto raduno del mare organizzato dal motoclub Tonino Benelli. A seguire il corteo delle imbarcazioni in mare con getto della corona in memoria dei caduti. Ma pensare al mare come luogo di transito delle imbarcazioni, delle persone, come luogo di lavoro, come luogo di navigazione, luogo di relax, divertimento, ma anche rotta di tante persone che cercano di raggiungere terre migliori rispetto a quelle che hanno lasciato. Allora il pensiero oggi in particolare non solo ai caduti in mare in ogni condizione e situazione di ogni tempo, ma direi anche in particolare i caduti in mare di questo tempo. Siamo molto colpiti dai fatti di Cutro, dai fatti avvenuti nel mare Egeo, morti in centinaia, migliaia di persone, tanto da trasformare il nostro mare nel cimitero più grande d'Europa, possiamo dire, o comunque del bacino mediterraneo. È una festa anche importante per valorizzare un luogo importante del nostro territorio. Sì, il porto ha una grande identità, una sua identità. Don Marco in qualche modo in questi anni è stato il portavoce anche di tutte le esigenze del porto, perché è un quartiere particolare rispetto agli altri, deve far convivere la residenzialità con le attività del porto. Non sempre è stato facile, ci sono stati anche tanti problemi, penso all'ex Amga e alla bonifica che abbiamo dovuto fare, che adesso le piante stanno continuando a svolgere, quindi insomma è un quartiere che ha una sua forte identità e questa festa del porto va ben al di là della Madonna del Porto, è sì una festa che ha un riferimento religioso ma un riferimento identitario per il porto e per tutta la città di Pesaro. Poi il giro in barca che è sempre emozionante. Sì, è sempre emozionante con queste corone che si buttano per le vittime del mare, anche di incidenti non soltanto legati alle migrazioni, e quindi è sempre molto emozionante. Poi una giornata splendida, il San Bartolo fantastico, l'acqua pulitissima, quindi insomma siamo davvero entrati nella parte migliore dell'estate. Mercatini di artigianato e hobbisti, street food e tanta musica per animare pomeriggio e sera. Migliaia di persone hanno partecipato alla festa del Porto 2023, che è terminata come di consueto con lo spettacolo dei fuochi d'artificio.